Amici trader, buongiorno. Oggi è sabato 13 di febbraio. Andiamo a fare l'analisi sulle candele weekly e daily per le commodity per la settimana che va dal 15 al 19 di febbraio. Partiamo con il nostro CRB, l'indice delle commodity. Se vi ricordate, avevo detto che qualora rompesse, vedete che c'è ancora la freccia, questa resistenza, il sarebbe continuato. E avevo dato, se ricordate, già da un mese o 2 mesi fa, avevo dato che il target poteva essere 185. 185, vedete che ha raggiunto, e adesso il prossimo target potrebbe essere questo 188 che vado a spostare. Ecco, solo un istante, che vado a spostare. Perdonatemi che mi si incanta tutto, eccolo qua. Questo è il target 188 che era stato fatto con la candela del 30 dicembre 2019 e che potrebbe raggiungere. Se guardiamo, siamo nel G2, siamo alla sedicesima candela. Per il momento è ancora, siamo a mezzo ciclo, possiamo dire, perché qui è questa candela rossa del 19 gennaio, della settimana del 19, avete rotto la 200 e siamo a metà. Potrebbe ancora anche continuare qualora di 188 prendere 200. Mettiamo forse che il target finale potrebbe essere questo 200 prima di fare la correzione. Per il momento mettiamo così e staremo a vedere. Se lo guardiamo sul grafico daily, vedete che sul grafico daily è tutto ancora, le medie stanno girando e per il momento vedete che anche qui vado a spostare. Per aumento il massimo su questa candela qui. Vedete che vado a continuare a vedere e a 188, vedete che questo è il prossimo target, 188 e poi 200. Per aumento qui non facciamo più niente e aspettiamo di vedere che cosa succede. Andiamo adesso a vedere il VIX. Eccolo qua, il VIX, vedete che ha quasi rotto questo supporto. Avevo detto che questo supporto, se dovesse essere rompere la media 200 e piatta, potrebbe respingere l'attacco oppure anche romperla e andare a prendere i 10. Comunque siamo ancora sotto la 21, siamo ancora short. Non è inutile aprire posizioni al momento. Long sul VIX, potete vedere voi stessi che, eccolo qua, rimane ancora tutto short e il prossimo target è questo 19,6 e poi vedremo, potrebbe anche andare a prendere gli 11. Per il momento non facciamo niente, aspettiamo di vedere che cosa succede. Andiamo a vedere il ratio che è molto importante, gold contro silver. Gold contro silver, vedete che la settimana scorsa aveva rotto il supporto che avevo indicato, avevo detto che poteva andare a prendere, guardate, se la scorsa poi aveva fatto questo supporto qua 64. Questa settimana ha chiuso con una candela inside, siamo sempre in una posizione short. Qualora adesso dovesse rompere, e vado a vedere qui sul grafico, provo a metterlo sul mensile per vedere com'è la situazione, solo un secondo, per un mese. Quale potrebbe essere il prossimo target? E abbiamo un target che vado a mettere qualora al peggio il target prossimo potrebbe essere attorno ai 57. Questi sono i target che dobbiamo monitorare. Per il momento è inutile aprire posizioni long, per il momento rimane tutto short. E se lo guardate il ratio sul grafico gold silver, vedete voi stessi che al momento tutto è rivolto verso il basso, non ci sono le condizioni per andare long. Se andiamo a vedere il Dow Jones contro il gold, vedete che il Dow Jones questa settimana grande candelone ha rotto questa resistenza, è stata rotta la settimana scorsa. Vedete, questa settimana una candela inside si è mosso pochissimo. Avevo messo che il prossimo target dovrebbe essere questo 17,75. Ci siamo qua vicino la media 200. Poi staremo a vedere che cosa succede. Siamo a qui normalmente in un G48. Questo potrebbe essere stato qui. Se andiamo a vedere qua la ventesima, potrebbe aver chiuso la ventesima il ciclo. Vedete che questo siamo in un G2, lo vado a mettere solo perché così lo vedete, questo potrebbe essere il G2
per il momento target rimane quello che avevo indicato, cioè la media 200. Vedete che sul grafico daily l'indice rivolto l'annuale ancora verso il basso, sembra voler girare, però vedete che l'annuale, il medio, un mese, due mesi, rimane ancora lì alzo con il prossimo target 19,07. Per il momento ora aspettiamo di vedere cosa succede. Adesso andiamo a vedere anche il grafico della cripto, del ratio Ethereum contro Bitcoin. Ethereum che aveva rotto la media 200, ha respinto due volte l'attacco, e il Bitcoin si è ritornato a essere più forte del momento del Ethereum, e per il momento vedete che siamo ancora su una fase di long, però attenzione perché bene o male possiamo dire che siamo in una fase di lateralità. Per il momento aspettiamo prima di fare qualsiasi cosa e andiamo a vedere sul grafico daily com'è la situazione sulla criptovaluta, sull'Ethereum contro il Bitcoin. E vedete che se guardiamo il grafico, solo un istante che compare, eccolo qui. Vedete che però Ethereum rimane ancora più forte del Bitcoin, e per il momento vedete che il trend rimane ancora long. Andiamo adesso a vedere le commodity e partiamo con, come di consuetudine, con il WET. Allora, il WET che questa settimana, come la settimana scorsa, ha fatto una candela inside, una doji, incertezza, siamo in un G4, vedete che per il momento il prossimo target potrebbe essere questo 580, che è da monitorare, siamo ancora sopra la 21, per il momento non faccio niente finché non rompe i massimi, inutile entrare long, per il momento qui starai attento prima di muovere qualsiasi cosa sulle granaie, perché le granaie hanno fatto veramente 6 mesi di forza di long forte, vedete che sembra voler girare, potrebbe andare a prendere 580 dove ho messo io la freccia, dove qualora si potrebbe rientrare, prometto non faccio niente, aspetto. La soia continua il suo rialzo, questa settimana ha rotto il massimo della candela precedente, potrebbe ritornare a fare il pullback, siamo ancora in una fase di long, inutile aprire posizioni short per il momento, prometto non apro neanche short, lascerai fare la correzione, vedete che rimane ancora tutto l'oro e ammirate questo annuale che è long. Poi andiamo a vedere adesso il Corn che questa settimana fatto un nuovo massimo, avevo detto che settimana scorsa se rompeva il massimo poteva andare a Roma a continuare il rialzo, vedete che è andato a fare un nuovo massimo, però adesso attenzione perché qui, metto la freccia qui, qui adesso ha fatto questa candela outside ribassista, qualora dovesse rompere il minimo allora potrebbe continuare a scendere e andare a prendere i 458, per il momento qui adesso è inutile entrare a mercato e aspettiamo di vedere cosa succede. Il Corn sul grafico daily vedete che rimane tutto long, vedete che anche qui rimane long, permetto anche l'annuale qui le posizioni da aprire sono long dopo ritracciamenti. L'oro, attenzione sull'oro, l'oro che avevo detto che se rompe il minimo del 30 novembre potrebbe allora crollare e il prossimo target vedete che potrebbe essere attorno, lo metto così, potrebbe essere attorno ai 1684, per il momento non facciamo niente, è inutile aprire posizioni short e vedete che l'oro, vedete che siamo proprio in una fase di short, vedete che anche l'annuale dovrà girare fra un po', è ancora long, però attenzione perché sul gold starei attento. L'argento di Venezia dell'oro ha fatto una candela inside positiva, vedete che potrebbe ritornare a prendere, a fare il pullback, trend rimane ancora long, anche qui per il momento attenzione, trovare il punto di entrata, io sono dentro nell'argento con un ETF e per il momento rimango long e non faccio nessuna operazione short, aspetto, andremo a vedere qualora dovrebbe correggere, potrebbe andare a prendere i 22 dollari, questo è un punto, però guardate che l'annuale rimane long. Andiamo a vedere adesso il petrolio che questa settimana ha fatto un nuovo massimo, vi ricordate che guardate dove è andato a prendere
59, io ho messo proprio la freccia su questa resistenza e vedete che questa settimana ha fatto un massimo a 59, quasi a 60 dove avevo dato, e qualora adesso dovrebbe rompere il massimo potrebbe andare a prendere questi 67 per momento, attenzione però perché dovrà fare sicuramente una correzione, siamo ancora sempre in una fase di long, io tengo il mio petrolio che ormai ce l'ho a più 40% e vedete che il petrolio, se lo guardiamo sul grafico daily, vedete che rimane, anche l'annuale starà per girare, per momento sul petrolio tengo long, non faccio altro che mantenere il long. Poi andiamo a vedere il platino, che platino anche lui sta volando, guardate questa settimana, volato. Avevo detto di tenere le posizioni long e vedete che long è andato a prendere 1274, questo è un G4, però potrebbe essere partito qua un nuovo G1, ha fatto un ciclo di 3. Se andiamo a vedere il platino, guardatelo qua sul grafico daily, vedete che rimane solo long, non ci sono condizioni per entrare short, vedete che ha preso i 1255 che io avevo messo e per un momento anche qui si rimane long. Poi andiamo a vedere il caffè, dove sono dentro long, un ETF caffè che questa settimana ha fatto una candela inside, anche qui siamo ancora long, siamo in un G4, da monitorare questo massimo qui, che potrebbe essere ritornare a fare un altro pullback oppure ritorna a prendere i 114, la media 200 che è rivolta verso il basso, stiamo attenti, G4. Sul petrolio, sul caffè, starei attento a non aprire posizioni in questo momento long, stare, come possiamo dire, chi non è entrato, stare flat, vedete che siamo anche in una fase di lateralità, vedete le ultime settimane, se dovesse rompere questa questo supporto dinamico che state vedendo qua, e allora potrebbe crollare. Andiamo a vedere il gas che questa settimana candela positiva, è andato a fare il pullback, vedete che siamo in un G3, se dovesse rompere il massimo, questo, eccolo qua che lo metto, allora potrebbe andare a prendere i 3,67, per il momento trend G3 potrebbe andare di forza a rompere questa resistenza, però sul petrolio in un G3 non mi conviene più entrare, bisogna solo aspettare sul gas, e il gas che andiamo a vederlo, vedete che rimane ancora tutto long. Poi il copper che questa settimana avevo detto che poteva continuare, se rompeva il massimo, cosa che ha fatto, vedete che continua il rialzo, guardate, finché non rompe questo supporto dinamico, inutile entrare a mercato short, per il momento continua il suo rialzo e vedete che prossimo target potrebbe essere, andiamo a mettere il mensile, per darci un'idea di cosa potrebbe, dove potrebbe andare il nostro copper, monitoriamo, vedete che siamo già sui massimi, vedete che qui vado a spostare e il prossimo target potrebbe essere qui, eccolo qua, potrebbe essere a 3,98, siamo a 3,78, metto tutti i prossimi target, che dove il copper potrebbe andare, questo è anche un target molto importante, 4,26, li avete tutti i target, sono messi così, sapete, comunque il trend rimane long finché non rompe, come vi ho detto prima, questo supporto dinamico, è inutile aprire posizioni short e vedete che il copper, lo vedete vedere su voi stessi sul grafico daily e rimane ancora in una fase di long e attenzione, non aprire posizioni short. Il cotone che continua anche lui rialzo, l'ho detto che se rompeva al massimo poteva continuare, così è stato, prossimo target, eccolo qua. Quando non si è dentro, che già ha fatto tanta strada, è inutile entrare, bisogna solo aspettare la correzione e vedete che sta continuando il nostro G3, prossimo target 89. E poi vedete che un altro target che vado a mettere, perché sicuramente ci arriverà, andrà a prendere questo massimo che era stato fatto nel 2018 a 94. Il cotone,
posso solo dirvi che rimane tutto log. Poi il cacao che non è facile da tradare, il cacao è molto incerto, lo potete vedere, continua, è ritornato prossimo a prendere i 2,41, adesso potrebbe andare a prendere in un G1, vedete che guardiamo come sono le candele, qui siamo alla 35esima. Sul cotone onestamente non farei, attualmente non farei niente, perché sul cotone credo che se rompe questo supporto, vedete che ve lo vado a segnare, eccolo qua, se rompe il supporto qui allora potrebbe andare a prendere la media 200 e poi anche ricrollare. Per esempio sul cotone, non sul cacao, scusate, non aprirei posizioni long attualmente, c'è tanta incertezza e attenzione, perché se rompe questo supporto dinamico e allora potrebbe veramente crollare. Probabilmente sul cotone aspetterei lo zucchero che lui invece continua. Questa settimana è andato a fare un nuovo massimo, poi chiudere però sotto, ho fatto questa pin bar, però trend rimane ancora long. Siamo, vedete che la media 21 è tutto al rialzo e vedete che anche qui siamo solo al rialzo. Probabilmente si parla solo di long sullo zucchero. Terminiamo con lo orange juice, eccolo qua. Un orange juice che questa settimana ha fatto una candela positiva, c'era la pin bar, che poteva salire, però attenzione, per me il orange juice è ancora molto molto incerto, perché se guardiamo qui siamo alla candela 50, 50, potrebbe risalire, però potrebbe ritornare a prendere la media 200, però sull'orange juice non farei niente, starei ad aspettare prima di fare qualsiasi cosa. E se lo andiamo a vedere, l'orange juice sul grafico daily, vedete che ci sta segnando l'annuale, ancora è long, però vedete che il mese e i 2 mesi sono tutti rivolti verso il basso. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buonanotte e buon weekend. A voi e le vostre famiglie, ci sentiamo martedì. Ciao a tutti.